Sonia Bruganelli, ecco chi merita vincere il GF VIP 7. Questa settimana edizione di GF VIP si appresta a concludersi e Sonia Bruganelli ne ha approfittato per fare il punto della situazione. In una lunga intervista a Vanity Fair l'opinionista ha raccontato come ha vissuto questo anno. Quest'anno in effetti non è stato del tutto semplice. Partendo dal caso di Marco Bellavia. Fino ai numerosi richiamo in seguito ad atteggiamenti poco consoni e reputati eccessivi che hanno visto la squalifica di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. A tal proposito ha detto: sicuramente è stata l'edizione più lunga di sempre e questo può portare i concorrenti a risentirne psicologicamente. Ma chi secondo Sonia Bruganelli è la concorrente più resistente? Ecco la sua risposta. Ed è proprio la Pelizzon la concorrente su cui Sonia punta come possibile vincitrice. Sonia, durante il suo percorso da opinionista ha spesso preso le difese di Antonella Fiordelisi. Alla domanda se avrebbe meritato la finale, la moglie di Paolo Bonolis ha così risposto. Chi invece non ha mai preso le difese della schermitrice è stata Orietta Berti che infatti spesso è stata dura con lei. A tal proposito ecco il pensiero della Bruganelli. C'è da ammettere che Sonia Bruganelli è sicuramente un personaggio che divide il pubblico, da una parte chi la ama per la sua schiettezza. Dall'altra chi non la apprezza proprio per questo, reputandola a volte troppo incisiva. Ma forse è proprio per questa caratteristica che il suo personaggio a livello televisivo funziona abbastanza bene. Su una sua possibile nuova esperienza come opinionista in una prossima edizione del reality più spiato d'Italia. Sonia Bruganelli ha più volte detto che vorrebbe lasciare il posto a Giulia Salemi o a Soleil Sorge. Ecco che lo ha confermato anche a Vanity Fair. Geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.